Vai sempre in giro con due merende? Oggi ne ho 5. E anche gli occhiali ne hai 5? Sei nuova, vero? Come ti chiami? Marietto. Ale. Ho visto cosa è successo. Cosa è successo? Se vuoi vado a dirgli di smetterla. Sei matta? Lascia stare, mi ci sono abituato. Prima non era così, ma poi è cambiato tutto. Hai cambiato scuola? No, non è per quello. Qualche compagno ti ha preso di mira? No. Hai cambiato città, casa, quartiere? Giuro che non lo va a dire in giro. Giuro. Cos'è? Sono io, 20ª settimana. Non ti assomigli per niente? Purtroppo no, non più. Quel giorno mamma e papà erano molto agitati. Andavano dal dottore per sapere se ero un maschio o una femmina. Ho capito il solito problema. Loro volevano una femmina, ma poi sei arrivato tu e allora... Ma vuoi sentire la mia storia o no? Scusa, continua. È un maschio. E la crescita segue i parametri e tutto va per il meglio. Aspettate un attimo. Guarda. Oh, guardate qua. Io non ho mai visto nulla del genere. Dottore, ci dica, che succede, bambino? Niente. Anzi, voi dovete essere contenti, molto contenti. Di che cosa? Parli, dottore! Per una serie di coincidenze genetiche, vostro figlio ha sviluppato la tipologia alla perfezione. Insomma, io voglio dirvi che vostro figlio non soltanto è un maschio, ma è anche un bullo. Un bullo? Tu? Sì, io. Ah. Oddio, dottore, ma è sicuro? Oh, è 100%. Il nostro figlio è un bullo. Sì. Dottore, la notizia è bellissima. Oddio, il nostro piccolo bulletto. Ha detto bullo, il dottor non sminuire, bullo, no? Certo, bullo. Questo ragazzo vi darà delle grossissime soddisfazioni. Piano, piano, dottore. Guardi, guardi, con queste caratteristiche potrà fare il giornalista, dico, o l'amministratore delegato, lavorare in televisione, in pubblicità, entrare in politica, perché no? Complimenti, signore. Grazie. Davvero, sul serio. Congratulazioni. Grazie. Ma come fanno a capire tutta sta roba da una foto in bianco e nero? È certo che poi sbagliano. No, nessuno sbaglia. Era un caso di bullismo prenatale, capisci? Il mio destino era già scritto. Il mio amore. Aeroplano a terra all'aeroporto di Capodichino. Bella papà, bravo, lo sapevo. Non si fa il nostro bullo. Perché non è facile essere bullo. Ci vuole applicazione, costanza. Ma bisogna anche usare la fantasia. Improvvisare con i mezzi a disposizione. Fammi 5 euro. Ma non ce li ho. Oh, avete sentito? Il femminile di Arlecchino non tiene 5 euro. Mazza! Bacchete, bacchete, bacchete. Bravo, Priscilla, bravo. Ma ce li hai? Eccoli qua. Oh, ora li tenevo questo spaccimma di Arlecchino. Mazzata, bacchete, bacchete, bacchete. Visto? Si fa così con gli arlecchini. Te devi sempre far come Pulcinella. Bravo, Pulcinella, bravo! I miei genitori hanno creduto in me sin dall'inizio e con orgoglio e sacrificio mi hanno aiutato a sviluppare il mio talento innato. All'asilo poi sono diventato un fenomeno e tutti riconoscevano la mia natura. Thank you.
avanti così fino alla quarta elementare? Sì, un vero successo. Wow, e poi? E poi un giorno, l'anno scorso, ce l'ho ancora davanti agli occhi. Cosa? Stavo prendendo in giro Sara Sassi, la secchiona prima della classe. Stupido, sei solo stupido. Alessandro, leggi un po' cosa c'è scritto alla lavagna. Maestra, prima scrivici qualcosa sulla lavagna, poi io lo leggo. Asteroide. Girava la testa, avevi la febbre, ti mancava il respiro. Mi mancavano 4 decimi, ipermetrope, come mia madre. Un bullo quattro occhi non si è mai visto. Una tragedia, il giorno stesso sono andato dall'ottico. Cosa fai questa faccia? Mia mamma era mortificata, proprio lei era la causa del mio declino. Quando sono entrata in quel negozio, era un bullo sul viale del tramonto. Ma quando sono uscito, il mondo mi sorrideva ancora. Occhiali da vista con lenti a specchio e nessuno si sarebbe accorto del mio problema. Anzi, a scuola l'effetto si rivelò potente e il mio prestigio aumentò. Sei speciale. Solo la maestra ogni tanto provava a farmeli togliere. La Luna è il satellite della Terra che ruota intorno al nostro pianeta descrivendo un'orbita. Possiamo avere noi tutti l'onore di guardarti negli occhi, Alessandro? Maestra, chiederesti mai a una ragazza musulmana di abbassare il velo? O un ragazzo Sikh di sciogliere il suo turbante? Tu sai, maestra, che le interrogazioni parlamentari vengono presentate per molto meno. E dove sarebbero ora questi occhiali da sole? In 1000 pezzi, sul pavimento di camera mia, il primo giorno di quinta elementare. Ale, amore! Ero contento, ricominciavo un altro anno di scuola. Arrivavano quelli delle prime, nuovi bambini su cui infierire. Contavo di completare la mia ascesa di bullo e fare il salto di qualità necessario per affrontare bene le medie. Su! La marmottina della mamma! Amo, che è successo? Qualcosa voglio! Oh, madonna mia! Lo so. Io credevo che... Lo so. Ero convinto. Anch'io, però... È colpa mia. Non è colpa sua. Lascia stare, è colpa mia. No, non è colpa sua, via! Andrò. E si terrà così. E come fa? Dio! Io non posso guardare. Manco io. Gli occhi di mamma e le orecchie di papà. Rimettiti il cappello, ne arrivano altri. Ehi tu, Harry Potter, che cosa fai con questa qua? Ci stai provando? Lei, con uno come me, ma non lo vedi quanto è bella? Forse ne hai più bisogno tu. Andiamo, va, che questo mi fa tristezza solamente a guardare. Lasciali stare, sono solo dei cretini. No, non sono dei cretini, che proprio non ci sanno fare. Ehi, voi! Sì, voi, ma tutto bisogna spiegarvi, tutto. Vi prendete gli occhiali, li gettate a terra e fine. Tutto qua. Almeno calpestateli, no? E dai. Ecco, così si fa. Non è difficile, ci sono delle regole, basta applicarle. E poi scusate, il cellulare? Non gli prendete nemmeno il cellulare? Come bulli fate veramente pena. Vi mancano i fondamentali. E ora sparite, ok? Questi sono fuori di testa. E vi scordate pure le merende? Siete penosi, non imparerete mai. Bulli, si nasce. Ma io...
occhiali nuovi. Erano i tuoi occhiali nuovi. Dammi 2 euro e sbrigati. Cosa? Veloce, Harry Potter. Vuoi questo? Te la tieni, sta schifezza. Mi servono i soldi per la merenda. Io non ce li ho i soldi. Ehi, ma quali sono i miei? Domani devono essere 10. Bulli, si nasce.